Ciao a tutti amici Roma View, bentrovati, eccoci qua di ritorno con un nuovo unboxing ed oggi andiamo ad unboxare la Stephen King Collection 2, nuovo classic della Midnight Factory, quindi Midnight Classic, disponibile in esclusiva solo sul Fan Factory Shop di Koch Media. È un titolo, come da consuetudine ormai, limitato a 1000 copie e numerato con questo bollino che trovate nella parte posteriore del box, ovviamente classico box Midnight Classic di pregevole fattura che non va ad occupare neanche troppo spazio sulla libreria e come al solito di ottimo cartoncino bello spesso e pesante. All'interno troviamo il finto Digibook, finto perché? Perché il libretto, come sapete ormai da diverso tempo, è scorporato dalla confezione e io lo trovo molto più utile, come ho già detto a più riprese, per essere letto. Questa è la parte frontale, questa è la parte interna con i tre dischi. Come ormai consuetudine, abbiamo già notato in passato, quando i dischi sono più di due si va a perdere la tasca che contiene sia le card da collezione che il booklet. Ci sono all'interno i tre film, vi ricordo ci sono oltre 3 ore di extra per i tre film. Abbiamo fenomeni paranormali, poi abbiamo... Ah, questa è a pressione, qui spacco tutte cose, qui The Mangler, e poi abbiamo anche La Metà Oscura. Non manca anche una bella immaginetta sullo sfondo degli alloggiamenti dei dischi, e poi abbiamo le card da collezione. Vediamo se riesco a tirarle fuori senza rompere il tutto. Anche queste, come per l'altra esclusiva di questo mese, le vado a scoprire insieme a voi perché non l'ho ancora viste nemmeno io. Più duro del solito. Questo è sempre meglio farlo prima per non perdere tempo nel video, ma ho voluto fare questa vero e proprio unboxing. La qualità dei dischi è notevole, ragazzi, veramente sono i migliori sul mercato. E andiamo a scoprire le card. Questa è la prima, ovviamente sullo sfondo troviamo il logo Midnight Classic e quello in GM. Questa è la seconda, qui solo logo Midnight Classic e questa è la terza, con logo Midnight Classic e NGM. Come abbiamo detto, c'è anche il booklet redatto come al solito dalla redazione di Notturno con un po' di info come sinossi sui film, saggi sui film, che non fa mai male, insomma, sono degli extra in più. Anche se bisogna dire che recentemente mi sembrano un po' meno curati a livello di testo rispetto alle uscite precedenti, questo tocca dirlo, ma poi invece il cofanetto e la fattura del booklet sono invece curatissimi, come al solito cofanetto, vi ricordo, con le grafiche del team della Vertigo che ormai da diversi anni ci sta regalando veramente degli ottimi artwork per quanto riguarda le edizioni della Midnight Factory e della Midnight Classic, ma anche di tante altre uscite, ma queste sono i principali in cui gli autori del team della Vertigo fanno veramente delle ottime, ottime creazioni. Nulla ragazzi, per questo video è tutto. Io vi ricordo, come già detto all'inizio del video, questa è un'esclusiva del Fan Factory Shop, quindi la trovate solo sul Fan Factory Shop e vi lascio il link in descrizione. 1000 copie numerate. Se vi fa piacere iscrivetevi al canale e attivate la campanella per restare sempre aggiornati sull'uscita dei prossimi video. Se vi è piaciuto questo video mettete un bel like e noi ci vediamo molto molto presto con un nuovo unboxing. Ciao a tutti!